Allora, primo classificato con la sua opera Senza fissa dimora, Khaled Sadek. Khaled Sadek, venga, venga su. Questa iniziativa è nata in quanto noi abbiamo cercato di mettere in pratica lo statuto che la nostra fondatrice ha redatto 12 anni prima di morire, ha fatto la sua fondazione. Alla signora piaceva molto la musica, la letteratura, la fotografia, l'arte in genere. E per cui abbiamo pensato, avendo cominciato noi un'attività di unità mobile serali a incontrare i cosiddetti clochard, le persone purtroppo in gravi bisogni, e abbiamo scoperto delle genialità, perché tra queste persone ci sono delle genialità, e il nostro scopo è proprio tirar fuori la genialità di queste persone, che sono persone di una sensibilità estrema e molto bella. Questo posto dove dormirò fugace e che sarà custode della mia sosta è proprietà del comune. In questo spazio dove sarò alieno, il confessore delle mie chimere si presenta, misterioso. La coperta si mostra pratica e monotona, non dice sei comodo. La scelta non è stata facile, perché il livello qualitativo era molto buono e mi ha colpito in modo particolare il coraggio di raccontarsi fino in fondo, anche l'originalità di certe scelte narrative, anche magari con delle forme piuttosto brevi. E il fatto che attraverso queste storie si restituisca, è secondo me veramente una cosa molto importante, l'individualità, la singolarità di ognuno. Diciamo, il primo premio è che sono 400 euro, secondo 200, il 100, il 20% in moneta, il restante in servizi. Ma ci siamo e viviamo ancora, con la speranza che cammina con noi, perché senza questa non si va avanti. Ma non vuol dire che noi dobbiamo stare fermi, no, perché la vita continua, anche la nostra, e pensiamo sempre di migliorarla ancora e ancora, perché la vita è così bella che dobbiamo viverla noi, senza fissa dimora. Complimenti, Caretti. Il premio lo dedico a tutti i miei compagni, a Cardinal Ferrari, a tutti i volontariati, a tutte le persone che ci hanno pazienza, che hanno dato la possibilità di partecipare. Cosa ci farà con diciamo, il premio che ha ottenuto? Prendo un computer. Per poter scrivere? Certamente.